Caffè del Parco insieme con Luca Santini, presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Presidente del parco nazionale che sta diventando sempre di più una realtà importante e conosciuta anche in ambito internazionale. Presidente, sono stati molti i riconoscimenti che avete ottenuto anche di recente, mi sembra, no? Sì, noi abbiamo ottenuto nel 2017 il riconoscimento come patrimonio dell'umanità UNESCO di 7.700 ettari di foresta come foresta vetusta di Faggio sui 36.000 ettari del Parco nazionale e quindi un riconoscimento a livello internazionale che eh, certifica in qualche modo quello che noi abbiamo sempre saputo e cioè che abbiamo un grandissimo capitale naturale. Poi nel 2021 abbiamo ottenuto l'inserimento all'interno della Green List eh, da parte della UCN che è la maggiore organizzazione per la protezione della natura a livello mondiale. Dove nella Green District sono presenti soltanto 69 aree protette al mondo su oltre 255.000, e qui, oltre che il patrimonio, viene in qualche modo valorizzata anche quella che è la governance, perché ci sono 50 parametri che riguardano appunto anche la governance dell'area dell protetta. Quindi, Due riconoscimenti importanti che pongono il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Montefalterone e Campigna, nonostante sia stato istituito solo 30 anni fa, al pari di parchi che hanno un'età eh, ragguardevole. E mi riferisco per esempio ai due parchi nazionali italiani centenari, Gran Paradiso e Parco Nazionale d'Abruzzo, che appunto hanno 100 anni ma... Eh, diciamo che abbiamo da un punto di vista di patrimonio naturale e anche di governance siamo sullo stesso, sullo stesso livello. Ecco Presidente, è possibile fare a grandi linee una carta d'identità del parco dal punto di vista territoriale? Perché è sempre bene ricordare che il parco insiste su varie regioni e varie province, non solo la provincia di Arezzo. Sì, il parco nazionale sono 36.000 ettari eh, distribuiti equamente tra Toscana ed Emilia-Romagna, 18.000 in Toscana e 18.000 in Emilia-Romagna e eh, insiste su tre province, Arezzo e Firenze in Toscana e Forlì-Cesena in Emilia-Romagna. E naturalmente 11 comuni fanno parte del, del Parco Nazionale. È l'unico parco nazionale italiano forestale, dei 36.000 ettari 32.000 sono coperti da foreste. E uso questo termine non, non a caso. C'è una differenza tra bosco e foresta, eh, e per dare la definizione, uso la definizione che ne ha dato Fabio Clauser, che è colui che ha istituito la prima riserva naturale integrale italiana nel 1959, che appunto è all'interno del Parco Nazionale, e Clauser diceva che un bosco diventa foresta quando per un'estensione ampia di qualche centinaio di ettari gli alberi vengono lasciati liberi di svilupparsi nelle loro naturali grandi dimensioni. E questo ci fa capire anche eh, un'altra variabile che spesso noi non teniamo in considerazione quando facciamo programmazione, che è il fatto che gli alberi, gli alberi forestali in modo particolare, hanno una vita che è sei volte quella dell'uomo. Quindi quando dobbiamo fare pianificazione dobbiamo tener conto di questo, dobbiamo toglierci da addosso il nostro antropocentrismo, perché se facciamo una programmazione di come dovrà svilupparsi e di come potrà svilupparsi un, un bosco e poi una foresta se conservata, non lo facciamo per noi e neanche per i nostri figli, lo facciamo per i nostri nipoti e per le generazioni successive. Ecco Presidente, lei ha parlato di riserva integrale di Sasso Fratino. Ora la domanda può apparire anche scontata e banale, ma... Riserva integrale, quindi vuol dire che l'accesso dell'uomo è precluso, integralmente? Vuol dire che l'accesso dell'uomo è precluso, tranne che per motivi di studio e di sorveglianza. Quindi, dentro Sasso Fratino, dal 1959, l'uomo non svolge nessuna attività e questo eh, ci fa capire. Che spesso quando noi diciamo che il bosco ha bisogno dell'uomo per poter vivere, eh, stiamo partendo da un presupposto che è sbagliato: è l'uomo che ha bisogno del bosco, perché ha bisogno dei servizi ecosistemici che il bosco fornisce: quindi, ossigeno, assorbimento di CO2, contrasto al dissesto idrogeologico, eh, mitigazione anche delle temperature a, al suolo e naturalmente il legno. Quindi, cosa vuol dire? Quello che ho detto finora che non, non, non bisogna più tagliare, no, perché abbiamo bisogno del legno, ma dobbiamo farlo in modo oculato, cercando di in qualche modo assecondare quelle che sono le successioni forestali naturali del bosco e quindi lo possiamo fare e quindi fare quello che poi alla fine hanno fatto in Francia, alla fine del 1800, dove hanno avviato a fustaia gran parte delle loro foreste e oggi si ritrovano a prelevare più biomassa legnosa di quanto non facciamo in Italia, mantenendo comunque inalterato il loro capitale perché hanno foreste mature che sono in grado di offrire più benefici anche da un punto di vista di biomassa legnosa. Quello che sicuramente non bisogna fare è utilizzare la biomassa legnosa per la produzione di energia elettrica. Perché io anche qui ho fatto fare un conto dal mio ufficio pianificazione e ho visto che in una centrale biomassa da 40 mega, che in Italia ce l'abbiamo. Per bruciare tutte le foreste del Parco Nazionale occorrerebbero 23 anni. Ma siccome l'età media degli alberi del Parco Nazionale è circa 250 anni noi avremmo eh, 230 anni dove non avremo né elettricità e neanche alberi. Quindi questo ci fa capire che non è rinnovabile. Mentre possiamo utilizzare il legno per quanto riguarda per esempio le costruzioni, perché utilizzando il legno e costruendoci dei manufatti noi lasceremo tutta la CO2 stoccata all'interno dei tronchi degli alberi nel manufatto fino a quando questo avrà vita e quindi dare il tempo poi all'albero che ha sostituito quello che è stato tagliato di poter ricominciare a svolgere le proprie funzioni e i propri servizi ecosistemici. Ecco Presidente, una considerazione di carattere generale. Alcuni anni fa si aveva l'impressione, forse sbagliata, ma era un'impressione comunque che emergeva, che i territori del, i comuni che insistono sul territorio del Parco Nazionale avessero un po' subito la presenza del Parco. Col passare del tempo invece questo rapporto si è capovolto, si è ribaltato nel senso che il Parco viene visto come un'opportunità. Sì, in realtà è stata data applicazione a quello che era lo spirito poi della legge quando è stata scritta, la 394, eh, per cui eh, non soltanto si doveva tutelare il capitale naturale che c'era in un certo territorio, ma doveva essere un, un parco nazionale anche un motore di sviluppo socio-economico per le popolazioni residenti. Questo comincia ad, ad essere attuato in Italia anche per la governance che viene fatta all'interno delle aree protette. E quindi si è capito che conservare non soltanto è un dovere nei confronti della collettività ma è anche un vantaggio per coloro che sono nel territorio dove la conservazione viene fatta. Per esempio, settore turistico, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi al 2013 negli 11 comuni c'erano 180.000 pernottamenti ormai standardizzati da, da anni e abbiamo chiuso il 2022 con circa 500.000 pernottamenti in una crescita costante e continua che dal 2013 al 2022 c'è stata con una leggera flessione solo nel 2020, ma per ovvie ragioni c'è stata la pandemia certo. e quindi le strutture sono state chiuse. E quindi questo vuol dire che nel territorio del Parco Nazionale, mettendo al centro della promozione quello che è, è diciamo, il capitale naturale e quindi promuovendo questo territorio al target sensibile, diciamo, al turismo eh, naturalistico, noi portiamo su questo territorio circa 50 milioni di euro all'anno, che per 11 comuni che complessivamente non arrivano a 50.000 abitanti è davvero una voce di pille importante. Ha fatto un quadro esauriente della situazione attuale. Ecco, se dovesse individuare alcune priorità per l'attività nel parco nei prossimi non so, 10 anni, per esempio, quali segnalerebbe? Quali indicherebbe? Ma sicuramente una priorità è cercare di mantenere quello che è l'equilibrio. Eh, spesso utilizziamo un altro termine, parliamo di biodiversità. Biodiversità non è nient'altro che un equilibrio che si instaura all'interno di un ambiente naturale, all'interno di un ecosistema eh, naturale con il tempo perché eh, appunto, eh, gli alberi hanno bisogno di tempo nelle loro relazioni interne e nelle loro relazioni anche con, eh, con, con gli altri animali eh, e, e altri vegetali. Quindi più passa il tempo, più questi equilibri si stabilizzano e in un ecosistema in equilibrio i vantaggi per l'uomo sono sempre maggiori, al, appunto per quello che dicevamo prima, cioè come eh, fruizione di tutti i servizi ecosistemici che un ambiente naturale riesce a dare all'uomo. Quindi conservare non è un vantaggio per la natura, non è un vantaggio per la terra, non è un vantaggio per gli altri, è un vantaggio soprattutto per noi stessi e per la specie umana, perché siamo quelli che risentono maggiormente, per esempio, in questo momento del cambiamento climatico e tutte anche le migrazioni umane. Questo ce lo fanno capire bene perché ci sono parti della Terra dove è diventato impossibile vivere a causa della siccità e a causa delle alte temperature. E qui vorrei anche dire un'altra parola rispetto in, in favore degli alberi. Noi come tutti gli animali quando eh, ci troviamo davanti a un problema eh, fuggiamo dal problema o comunque ci spostiamo. Gli alberi che sono sessili e quindi non possono spostarsi davvero devono risolvere i problemi e lo fanno mettendo in campo tutta una serie di strategie, a volte anche utilizzando la chimica e comunicando naturalmente anche tra di loro. Quindi arriva un'aggressione da parassiti. Chi è aggredito comunica agli altri che è arrivata e mettono in campo delle strategie per potersi, per potersi difendere. E anche questo per dire cosa? Pensate voi un faggio che all'età di 600 anni che si trova dentro Sassofratino e che per 600 anni ha vissuto sempre nello stesso luogo senza potersi spostare neanche di un centimetro, quanti problemi davvero ha dovuto risolvere? Quindi sono degli esseri viventi a tutti gli effetti. Complessi e molto più bravi di noi a sostenere anche quelli che sono i cambiamenti che nel, nei decenni si possono verificare. Quindi c'è anche soddisfazione dal punto di vista personale a presiedere, a gestire una struttura così importante, in fondo, un territorio così qualificato? Assolutamente sì, questa è una grande responsabilità, ma è anche una grande soddisfazione e io spero davvero, quando arriverò a fine dei miei due mandati, che. Sono, insomma, sta arrivando la, la, la fine di consegnare a chi sarà chiamato a gestire dopo di me eh, un parco nazionale migliore di quello che ho ricevuto in, eh, diciamo in gestione nel 2013. Presidente, poi avremo la possibilità di approfondire anche altri aspetti legati strettamente all'attualità, perché sappiamo che ci sono stati anche dei risvolti. Negativi negli ultimi mesi per il territorio del parco e ci riferiamo in particolare alle inondazioni che hanno interessato l'Emilia Romagna. Tutto questo tra poco. Nuovo insieme con Luca Santini, presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Abbiamo parlato, abbiamo fatto un po' una sorta di carta d'identità del parco, del suo territorio, abbiamo parlato anche dei rapporti tra il parco e i comuni che insistono sul suo territorio. Ci sono però anche dei risvolti legati all'attualità. Il mese scorso, anzi a maggio, dobbiamo dire, l'Emilia-Romagna e parte della Toscana, parte del territorio del parco sono stati interessati da una serie di inondazioni che hanno determinato anche delle conseguenze piuttosto gravi sul territorio, soprattutto dal punto di vista della stabilità del versante romagnolo. Come si presenta attualmente, Presidente, la situazione? Allora, all'interno del parco non abbiamo avuto danni e quindi anche questo ci deve far riflettere su davvero il lavoro che riescono a fare gli alberi, che riesce a fare la foresta nel contrasto al dissesto idrogeologico. La stessa quantità di acqua che è venuta nella zona di Faenza, diciamo nella parte più alta della, della Romagna, eh, la, la quantità d'acqua è stata la stessa che è arrivata anche nei comuni di Santa Sofia e di Bagno di Romagna. Nonostante questo. Nella foresta di Sassofratino, per esempio nella foresta della Lama, dove oltretutto abbiamo dei versanti molto più scoscesi rispetto a quelli dove sono avvenuti anche se frane e smottamenti. Ecco, nonostante questo non c'è stato neanche una frana e neanche uno smottamento. Questo perché in una foresta eh, matura, vetusta come quella di Sassofratino, gli apparati radicali degli alberi hanno davvero contrastato il dissesto e sono riusciti a trattenere il terreno. E questo dico meno male perché a valle eh, della, della foresta di Sassofratino e della foresta della Lama c'è l'invaso di Ridracoli che serve per dar da bere diciamo, a tutta la Romagna, da Ravenna fino a Rimini e se ci fossero state delle frane che fossero andate a finire all'interno dell'invaso probabilmente il, la conta dei danni oggi sarebbe, sarebbe maggiore. Quindi ancora una volta dobbiamo tener conto e dobbiamo prendere atto del fatto che una foresta eh, ben conservata eh, riesce a contrastare quelli che sono anche tutti i disastri che arrivano da questo cambiamento climatico che è in atto, è in corso e con il quale dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Voi continuate comunque a monitorare sempre il territorio per vedere se nell'eventualità ci possano essere magari dei piccoli cedimenti o smottamenti. Magari in qualche zona, il territorio è molto esteso. Sì, il territorio è molto esteso. Ma noi abbiamo alle dipendenze funzionali del Parco Nazionale 45 carabinieri forestali che comunque pattugliano tutto il Parco Nazionale, compresa la riserva integrale di Sasso Fratino. E devo dire che ormai a distanza di quasi due mesi dall'evento non ci sono stati cedimenti. E quindi possiamo dire che insomma, questo evento almeno lo abbiamo superato davvero con tranquillità. Con tranquillità. Ci sono varie iniziative che state organizzando? state portando avanti come struttura, come ente parco, per esempio la scuola per pastori, si assiste a una riscoperta di quella che è stata in fondo un'attività storica, tradizionale che ha segnato la vita di molti territori di montagna per secoli direi. Sì, ehm, ha, ha fatto davvero scalpore il fatto che comunque ci sia questa scuola per pastori, in realtà eh, noi abbiamo eh, partecipato e, e vinto il bando e quindi messo in campo eh, un progetto LIFE che fondamentalmente la, come, a, come azione primaria non ha quella di creare la, la, il, il pastore professionista ma quella di conservare la biodiversità. Eh, sembra strano, ma in realtà è così perché noi ab abbiamo 36.000 ettari, di cui 32.000 sono coperti da foreste. Quindi, per, per poter salvaguardare la biodiversità all'interno del parco, noi dobbiamo tutelare davvero quei 4.000 ettari di aree aperte che sono per lo più prati e pascoli. Il modo migliore per farlo e per non far riconquistare anche questi pochi ettari dal, dalla foresta, dal bosco, è quello di farlo pascolare da eh, animali domestici, in modo particolare pecore e capre che sono quelle che mantengono la zona aperta. Così facendo appunto, tuteliamo tutta quella flora e tutta quella fauna che per vivere ha bisogno di prati e di pascoli. Alla luce di, 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 di questa esigenza che abbiamo abbiamo messo in campo una, appunto il progetto della scuola per pastori e abbiamo avuto una risposta che è neanche noi ci aspettavamo. <ride> per eh, sette posti ci sono state eh, 200 domande. E questo, eh... Ecco Presidente, l'identikit a grandi linee di chi si è iscritto a questa scuola qual è? Allora, eh, stavo dicendo questo, eh, che alla fine si sono, hanno fatto richiesta eh, tutti, tutte le fasce da un punto di vista sociale, tutte le fasce da un punto di vista anagrafico, quindi eh, da ragazzi di 18 anni fino a signori e signore eh, ultra-cinquantenni appartenenti a, appunto, a tutte le classi sociali. Eh, laureati, non laureati, diplomati, quindi davvero uno spaccato quindi molto non eterogeneo. Ci sarebbe da meravigliarsi se, per esempio, un giornalista decidesse di iscriversi o di partecipare alla scuola dei pastori? Assolutamente no, assolutamente no. Rientrerebbe nella norma che, 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 che abbiamo già visto, mentre noi poi in fase di selezione abbiamo cercato di selezionare prevalentemente giovani, ragazzi e ragazze, che avessero anche una motivazione non soltanto di fare l'esperienza, ma davvero la motivazione di poter crearsi poi una professione dal da, da, da risultato che poi ottengono partecipando alla scuola. E quindi i partecipanti sono davvero motivati, ancora la, diciamo che i corsi sono... sono sono in itinere, eh, abbiamo scelto ragazzi e ragazze, naturalmente la scuola mh, ha delle ore in aula dove appunto viene fatta la parte teorica e poi ci sono delle ore in affiancamento alle otto aziende di allevamento ovicaprino che abbiamo all'interno del parco e qui i ragazzi hanno... E avranno modo anche di poter verificare e toccare con mano il fatto che si può fare allevamento ovi anche in luoghi dove c'è forte la presenza del predatore per eccellenza delle pecore e delle capre che è il lupo. Noi abbiamo iniziato un progetto con i cani da guardiania ecco, nel interessante, 2015. Interessante. E eh, dal 2015 al 2023 non abbiamo avuto neanche una predazione eh, su eh, ovi caprini in queste otto aziende. Quando invece a distanza di qualche chilometro, di qualche centinaio di metri fuori dai confini del parco, aziende che non fanno parte del progetto hanno predazioni settimanali da parte, da parte dei lupi. Questo vuol dire che mettendo in campo alcune azioni si può contrastare appunto anche la predazione del lupo eh, rispetto alla La presenza del lupo immagino sia notevole nel territorio comunque del parco. Sì, eh. Eh, ehm, noi abbiamo 13 branchi riproduttivi nei 36.000 ettari che sono ormai questi da, 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 da decenni, anche perché il, il, il lupo, diciamo che ogni branco presidia il suo territorio e non permette a nessun altro di eh, entrare. I branchi non possono essere di un numero infinito, infatti prima dei parti solitamente sono, i branchi sono composti da circa sette individui, dopo i parti aumentano ma poi i cuccioli eh, nell'arco di due anni se ne vanno dal, dal, dal branco da, da, dal quale derivano e quindi eh, diciamo che noi abbiamo 70-80 lupi all'interno del 36 Ecco Presidente, parliamo di lupi però immaginiamo la presenza per esempio anche di altri animali, gli stessi cinghiali. Che voglio dire immagino che siano presenti in gran numero nel territorio nel territorio del parco. Sì, anche questo però con la presenza del lupo abbiamo avuto una forte diminuzione, questo lo si vede soprattutto dal pagamento dei danni delle ATC che eh, confinano con il parco nazionale. Siamo più o meno al 10% dei danni che venivano pagati vent'anni fa e questo è dovuto alla predazione del lupo sul cinghiale. Naturalmente il lupo preda... Prevalentemente gli animali selvatici, quindi cinghiale, daino, capriolo e cervo. Dopodiché, se eh, non ci sono adeguate attenzioni eh, per quanto riguarda gli animali domestici, naturalmente preda anche gli animali, gli animali domestici. E noi stiamo andando avanti con un progetto dove abbiamo radiocollarato i lupi e abbiamo messo la telemetria sui cani da guardiania e mh, ormai da qualche mese eh, stiamo constatando appunto che eh, c'è un contatto visivo e, e olfattivo durante la notte quasi continuo tra i lupi che cercano di entrare dentro le aziende e i cani che cercano di contrastarli, quindi è una lotta, è un, è una lotta continua. Naturalmente quando ci sono grandi carnivori eh, il monitoraggio per quanto riguarda la prevenzione è fondamentale, quindi dentro il parco lo stiamo facendo, fuori dalle aree protette in Italia questo non viene fatto e quindi il lupo sta diventando fuori dalle aree protette davvero un problema per tutte le attività di pastorizia. È un problema, un problema sempre crescente, Presidente, io concluderei la nostra conversazione con una riflessione di carattere, di carattere generale. E... La provincia di Arezzo è ricca di risorse e di bellezze, bellezze artistiche, architettoniche, eh, paesaggistiche. È possibile, soprattutto in chiave futura, pensare di fare sistema e in questo sistema può rientrare a pieno titolo il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Io ritengo davvero che la provincia di Arezzo sia un gioiello all'interno della Toscana, che è un gioiello nel panorama mondiale, perché ha davvero tutto, ha un patrimonio naturalistico importante, ma lo possiamo vedere nel Parco Nazionale, ma ci sono anche altri luoghi che hanno le caratteristiche per poter diventare davvero delle eccellenze da un punto di vista naturalistico. Abbiamo un patrimonio storico, artistico e, e culturale che è davvero inestimabile. Quindi, io credo so che forse dovremmo crederci di più noi, noi che viviamo in questo territorio. Io ho, ho, ho provato a farlo con il Parco Nazionale e ho visto che spingendo in questa direzione i risultati poi arrivano se riesce. Se poni un, un patrimonio che ha delle caratteristiche davvero importanti sul panorama mondiale, poi alla fine eh, la risposta c'è. Io credo che tutta la provincia di Arezzo per quello che abbiamo detto, quindi per tutta questa varietà di aspetti possa davvero eh, imporsi nel panorama non solo nazionale, ma anche mondiale, perché siamo davvero una provincia con delle eccellenze nei vari settori. E noi ringraziamo il presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Luca Santini, per aver accettato di condividere questo spazio qui nel parco. Grazie e adesso, dopo un breve intermezzo, dopo una pausa comprensibile, ci rivediamo insieme con Lorenzo Sestini di Arezzo Meteo e parleremo appunto di meteorologia. Questo a tra poco. Benvenuti a questo appuntamento di Caffè del Parco, parliamo di climatologia e lo facciamo insieme a Lorenzo Sestini di Arezzo Meteo. Lorenzo Sestini che fra l'altro abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare nei continui aggiornamenti che ci dava settimanalmente sulle condizioni del tempo. Innanzitutto Lorenzo, Arezzo Meteo, illustraci un po' che cos'è e quali sono le sue finalità, un po' quella che è la carta d'identità e la vostra storia. Allora, Arezzo Meteo è semplicemente una realtà aretina amatoriale, quindi non, non siamo studiosi effettivi del clima o meteorologi. Comunque, siamo, ave, abbiamo un bellissimo bagaglio di studio del, dell'aspetto de, dell astronomico e meteorologico. Eh, abbiamo con noi diverse persone eh, all'interno che studiano Meteo da, da quando sono piccole, anch'io. Eh, e quindi abbiamo regalato già a partire dall'anno 2006 un sito internet per la città che è appunto www.arezzometeo.com e mano a mano siamo cresciuti con, eh, con dati e divulgazione presso la nostra città e da lì è nato poi anche il gruppo Astrofili quindi sono un tutt'uno tra virgolette ti domando com'è nata la tua passione per il meteo tu hai detto è nata praticamente in età più che giovanile sì, assolutamente, ho vecchi ricordi, eh, dove sono nato andavo molto spesso a casa di un amico E dove eh. sei nato? Io sono nato in una zona, sono nato ad Arezzo, sono nato in una zona un po' particolare sono nato in, in Via Malpighi, che era una zona un pochino particolare e da lì eh, molti ragazzi venivano ad aiutare la parte più complessa del, del luogo e dopodiché da lì abbiamo cominciato a fare divulgazione proprio con l'aiuto eh, di questo aiuto che veniva dall'esterno ed ecco lì eh, c'erano persone eh, che non erano eh, completamente autonome dove io mi divertivo quando ero piccolo eh, ad andare a aiutarli queste persone anche anziane e ho un grande ricordo di Francesco Marcantoni che ormai non c'è più da mol moltissimi anni e lui era fissatissimo con il meteo era proprio una cosa eh, veramente bella la sua fissazione e quindi da lì eh, ero veramente molto piccolo e da lì è nata proprio la passione della meteorologia. Mi ricordo c'era lui era fissato con Bernacca. Bernacca, Baroni, Caroselli, Giuliacci no? sono stati autorevoli personaggi anche del mondo televisivo che sono entrati un po' a far parte anche dell'immaginario collettivo. Ecco Lorenzo, forse mai come negli ultimi tempi si assiste a questo interesse nei confronti del meteo. Soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici che sono sempre più frequenti. Che cosa sta davvero succedendo a tuo parere al nostro clima? Allora, il nostro clima innanzitutto non siamo noi a parlare. E questo eh, apriamo e chiudiamo una parentesi, perché molto spesso, anche ultimamente, abbiamo avuto dei attacchi da parte di, alcuni, di alcune persone eh, che ci additavano che falsavamo i dati e tante altre cose. In realtà noi parliamo per la scienza. E parlando per la scienza, la scienza è un dato, è matematica, quindi i dati che vediamo, che emaniamo, che pubblichiamo, comunque vengono da stazioni meteo ufficiali. Dopo noi abbiamo... Una piccola rete eh, organizzata, abbiamo un'installazione di webcam, abbiamo monitorato un po' tutta Arezzo con le nostre stazioni meteo, diamo i dati gratuitamente, però ecco i dati che noi guardiamo e controlliamo quotidianamente sono i dati delle stazioni meteo ufficiali e quelle non sbagliano, perché sono ufficiali, sono controllate quotidianamente. Ecco, quindi date in fondo anche però una valenza appunto scientifica anche al vostro operato, consultando le stazioni ufficiali. Assolutamente. Noi riportiamo quello che la scienza dice dice, quindi non è un nostro giudizio noi pensiamo che c'è il riscaldamento globale, il riscaldamento globale c'è, punto quello non si discute, le temperature medie continuano a aumentare stanno aumentando, anche se abbiamo ora El Nino eh, quindi il bambino, tra virgolette che quindi è un raffreddamento del Pacifico dove dovrebbe un attimino assestare, però ecco da lì si dovrebbe ripartire con una nuova fase di, di accrescimento delle temperature Ecco, queste sono valutazioni che sono in realtà valutazioni che hanno un fondamento scientifico, però l'impressione che voi anche cerchiate di divulgarle in modo piuttosto semplice e accessibile a tutti. D'altra parte, un sito internet come il vostro deve essere necessariamente fruibile un po' a tutti. A tuo parere esiste un momento particolare dal quale si può dire che siano venuti fuori, siano emersi i primi sintomi di questi cambiamenti climatici? Allora, allora, bisogna andare un po' a monte. Eh, ci dovevamo muovere 40 anni fa. Non è stato fatto niente. Abbiamo continuato comunque a dare il nostro contributo al cambiamento climatico perché noi ci teniamo a divulgare proprio eh, per certi aspetti. Eh, stiamo cercando di far comprendere un po' a tutti, anche con parole spicciole e povere, anche perché, ripeto, non siamo studiosi eh, del settore, aiutiamo le persone che sono studiosi del settore a comunque a divulgare e a fare un collegamento tra le persone comuni e i studiosi. Eh, noi stiamo cercando questo collegamento per poter dare dati e informazioni più, eh, più fruibili e fattibili delle stazioni meteo e quant'altro quindi ehm, dovevamo fare 40 anni fa qualcosa non è stato fatto niente e ora ci ritroviamo, ci ritroviamo a, a doverci tra virgolette stoppare troppo velocemente è anche vero, è anche vero eh, e qui conclu concludo la, 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 la domanda che comunque i cambiamenti climatici sono sempre esistiti però nell'arco dei mille anni, duemila anni, 14.000 anni, ecco quello è un cambiamento naturale. Il cambiamento naturale che non stiamo, non stiamo avendo ora è proprio quello che è tutto troppo veloce. E la temperatura media del pianeta, non dei singoli luoghi. Quindi al Palazzo del Pero facciamo per dire una zona molto fredda d'Italia, anzi la più fredda d'Italia, continuerà la sera a fare freschino. Però ecco, il cambiamento climatico comunque è a livello globale che dobbiamo guardare. Queste sono valutazioni che d'altronde vengono riprese anche dalla pubblicistica corrente, la quale si è soffermata anche a lungo su questi aspetti, soprattutto anche stimolata anche da domande sempre più incalzanti da parte degli stessi lettori o telespettatori, a dimostrazione che in fondo è cresciuta anche una maggiore consapevolezza tra l'opinione pubblica attorno a questi problemi. Problemi che forse prima erano affrontati soprattutto da specialisti, quasi esclusivamente da specialisti e che invece oggi forse anche attraverso i social incontrano l'interesse di un numero sempre maggiore di persone. Gli scenari che vengono prospettati per il futuro, a tuo parere, l'impressione è che non siano troppo incoraggianti. C'è da essere ottimisti o pessimisti, ragionevolmente? Allora, ragionevolmente c'è da essere eh, ovviamente pessimisti, ripeto, parliamo eh, per quello che ci dice la scienza. Eh, quindi, se i ghiacciai si ritirano, se l'Antartide, eh, Artico e cose varie, vediamo un, un minore afflusso di ghiaccio e tante cose, quindi non servirebbe nemmeno le stazioni meteo, basterebbe guardare a livello naturale quello che sta succedendo nel pianeta Terra. Quindi, l'aspetto naturale eh, sta cambiando i nostri, i nostri climi e le nostre abitudini. Eh, faccio un esempio: ho fatto una conferenza poco tempo fa in una nota azienda qui ad Arezzo dove si parlava di giardini sostenibili ecco i, pr i primi impatti che vediamo proprio eh, sotto casa nostra sono proprio i giardini e eh, anche i giardini stanno soffrendo tra virgolette questo cambiamento climatico perché comunque anche le piante eh, e tante altre specie insomma di, di, di piante appunto eh, soffrono questi caldi eccessivi e quindi di conseguenza vediamo piante che si seccano eh, senza magari motivo, si è seccata la pianta, ecco proprio perché ci sono eh, caldi effettivamente troppo alti. E quindi eh, vedremo anche nei nostri giardini questo cambiamento climatico per rimanere nel nostro piccolo orticello. E poi a livello globale lo vediamo tutti i giorni, magari ci concentriamo un attimo su quello che sta succedendo. Ecco esatto, e poi avremo anche la possibilità di verificare, di vedere un po' insieme, di cercare quantomeno di dare anche una spiegazione a quello che di recente ha interessato anche il nostro territorio, direttamente e indirettamente, perché sappiamo per esempio delle inondazioni che hanno interessato una parte consistente della Romagna e che hanno causato anche danni piuttosto importanti nel territorio anche della Toscana, in modo particolare nell'Alto Mugello. Questo forse ha cresciuto anche da alcune difficoltà di carattere direi, territoriale e di eh, conformazione anche del territorio. C'è qualcosa che tutti noi possiamo fare concretamente un po' per invertire questa rotta o quantomeno per correggerla a grandi linee? Allora, possiamo rallentare il processo, però richiede un sacrificio veramente enorme eh, da parte di tutta la popolazione mondiale, non singoli stati. Però è anche vero, come mi hanno insegnato sempre mia madre e i miei genitori, dare il buon esempio è sempre cosa buona. Quindi qualcuno eh, dovrà pur cominciare a dare il buon esempio, poi eh, si spera che tutti si riescano a allineare, però il problema è proprio eh, del pianeta. Però c'è anche da dire una cosa, l'Italia a livello geografico è inserita in un contesto dove il cambiamento climatico è più evidente, infatti lo stiamo vedendo. Pensate che anche chicchi di grandine, eh, credete, credete, eh, non si tratta molto spesso, apro e una parentesi, si parla di scie chimiche grandi, ne fatte al laboratorio che viene gettata dall'aereo. ne Abbiamo veramente sentite di tutte, di tutte. Quindi il clima viene modificato eh, da noi con l'inquinamento. Non viene modificato per fare. Far sì che avvengano dei disastri in alcuni luoghi per generare un cumulo nembo servirebbe una quantità di materiale chimica, tra virgolette, in una maniera eh, allucinante. Quindi eh, dobbiamo stare attenti anche quando parliamo a vanvera così. Abbiamo veramente sentito di tutti. Vabbè. Esistono ancora oggi i terrapiattisti, quindi c'è da aspettarsi un po' di tutto. Però ecco, ci sono delle conseguenze in Italia che sono abbastanza evidenti. Vediamo l'alluvione che è successa nelle Marche, vediamo le forti grandinate che sono successe in Emilia Romagna. Succedevano anche prima, oggi sono molto più frequenti questi disastri che stanno avvenendo nel nostro territorio. E il mar Mediterraneo parla, perché è sempre più caldo. E nei momenti in cui arriverà perturbazioni atlantiche, specialmente in autunno, questa, questo mare caldo, quest'area calda, si trasformerà poi in alluvioni abbastanza importanti. È premonitore anche delle condizioni, delle condizioni meteo il Mediterraneo sotto certi aspetti? Assolutamente sì, perché il Mediterraneo, tra virgolette, è un lago chiuso, è un mare, comunque è un lago chiuso, che si sta surriscaldando costantemente. E questo è fattore di energia. Il mar Mediterraneo, più è caldo e più può generare tempeste e problematiche per il nostro stivale e tra virgolette tra chi è accanto a, a, proprio al, mare, al mare stesso. Lorenzo, poi avremo la possibilità di approfondire altri aspetti di questo argomento che, lo ripetiamo, interessa un numero sempre maggiore di persone, anche coloro che prima magari se ne disinteressavano e che invece adesso intendono approfondire magari la conoscenza di alcuni aspetti e perciò possiamo restituire temporaneamente la linea alla regia. del parco insieme con Lorenzo Sestini di Arezzo Meteo col quale stiamo cercando di approfondire alcuni aspetti legati alla meteorologia. Dobbiamo dire che Lorenzo lo ha detto anche chiaramente, non è un esperto meteorologo, è soprattutto un appassionato il quale però cerca di dare delle risposte a coloro che gli rivolgono delle domande e sono sempre più numerosi, no Lorenzo, coloro che ti interpellano. Sì, sì, assolutamente, siamo contenti perché comunque Ecco, eh, vogliamo anche dire che comunque siamo stati bravi e io ringrazio il mio team, è vero che ho creato io comunque all'antipodi Arezzo Meteo e Arezzo Astrofili, però grazie all'aiuto di mia moglie, di Rossano e di tutto il team che fa parte di Arezzo Meteo siamo diventati una realtà. Abbiamo vinto anche dei premi importanti a livello nazionale e anche a livello europeo, quindi siamo veramente grati nella comunità scientifica. Quali i premi? No? Perché è bello mettere in evidenza anche un'eccellenza retina, no? Certo, allora, nel 2008 e nel 2012 siamo stati l'associazione, eh, tra le più, più, più importanti abbiamo vinto il premio Astroiniziative con tutte le iniziative che abbiamo fatto d'Italia, quindi è stato un bellissimo premio. Poi io nel 2012 ho vinto un premio come presidente più giovane di un'associazione Astrofili d'Europa, quindi è stato un... Meteo e gruppo Astrofili, vi è in fondo un collegamento, un legame a tuo parere? Assolutamente sì, si guarda sempre in su quindi comunque si guarda sempre, si studia, si studia anche con l'astronomia, ecco perché comi, ehm, parliamo di monossido, perché se andiamo a studiare Venere, faccio per dire, in ambito astronomico, riusciamo a capire anche il clima finale che potrebbe avere la Terra, quindi ehm, astronomia e meteorologia vanno molto d'accordo e molto a braccetto, anche perché poi dobbiamo fare le previsioni del tempo per vedere se poi la notte sarà sereno per andare a osservare le stelle. Eh, ti chiedo una valutazione di carattere generale. La presenza dei social oggi soprattutto quanto condiziona il vostro lavoro? Perché sappiamo che le informazioni attraverso i social vengono veicolate e divulgate con sempre maggiore rapidità, sempre maggiore frequenza. Non tutte queste informazioni sono corrette, sono esatte anche da un punto di vista scientifico e quindi immagino che voi molto spesso vi troviate anche nella condizione di smentire alcune notizie che vengono pubblicate. Allora, assolutamente sì, però sui social oggigiorno è guerra continua e quindi è un problema perché si legge veramente tanto, ci sono siti e quello che non vogliamo diventare assolutamente, infatti la nostra associazione è sempre stata senza fini di lucro. E quindi non vogliamo vedere mai sventolare eh, qualsiasi forma di denaro. E proprio per questo eh, cerchiamo di dare un'informazione corretta, perché fondamentalmente non ci paga nessuno. Abbiamo fatto tutto gratuitamente: le stazioni meteo, la rete me meteo, le webcam che abbiamo messo in po ecco, un po' spazio nel territorio. questa questa rete. Vogliamo ricordare anche dove sono state installate a grandi linee queste telecamere? Allora, questi, questi posti punti di sì, rilevazione. Sì, allora abbiamo delle webcam che sono al Passo della Calla, delle webcam che sono eh, in Catenaia, eh, abbiamo una webcam importante nel centro città, eh, abbiamo stazioni meteo che comunque sono nell'ordine di Castiglion Fiorentino, Castiglion Fibocchi, San Donato, eh, Ponte Achiani, ci sono tantissime stazioni che abbiamo. Ehm, Uh, fatto sì che siano fruibili a tutte le, le, le persone, quindi chi entra nel sito Arezzo Meteo trova tutta questa rete di stazioni, uh, meteo e webcam per monitorare il tempo e l'aspetto meteorologico della nostra città gratuitamente. Quindi in città, ma anche per esempio nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché poi noi appassionati di meteo eh, ci piace quella cosa che eh, sta venendo sempre meno che è la neve e quindi siamo appassionati anche proprio per questo. Eh, e quindi abbiamo delle webcam proprio per monitorare magari possibili nevicate d'inverno nei posti più consoni del nostro territorio. Che comunque il Montefalco è la montagna della provincia d'Arezzo più alta della, della nostra provincia. E quindi perché no avere una webcam su nel posto più alto avete delle persone una serie una rete di collaboratori che vi danno una mano dislocati magari nei vari nei vari luoghi assolutamente nelle varie zone sì, assolutamente sì siamo veramente tanti siamo diventati ora una realtà veramente importante e grazie al contributo comunque di persone che ci seguono e grazie lascio al discorso di prima di social è pericolo ehm, divulgare, ma c'è stato anche di, di, molti, di, di aiuto per far entrare tantissimi appassionati, che sono veramente tanti. Abbiamo per scherzo aperto una chat di Whatsapp, a cui vi invito... Poi entrare anche se quasi completa, eh, in pochissimi mesi siamo arrivati quasi a mille persone. Quindi eh, poi su social siamo oltre 7000, commenti, eh, domande e ci, ehm, ci dispiace molte volte non, non riuscire a rispondere a tutti perché comunque ci mandate veramente tanti messaggi. Grazie di, ce, di seguirci, Lorenzo. Per rimanere nell'attualità, che cosa è accaduto esattamente fra la Toscana e l'Emilia-Romagna? Dove è stata l'eccezionalità? A tuo parere di queste precipitazioni che hanno compromesso anche una buona parte del territorio, per esempio, dell'Alta Romagna? Allora, c'è da dire che eh, la Romagna, la parte romagnola e il Veneto, in questo momento, in questi ultimi anni, se la sono passata veramente eh, brutta in tantissimi momenti. È una zona un po' particolare, per spiegarla in termini meteo è molto difficile. Ora, qui non possiamo. Però ecco, nel, nella parte della nostra chat, nelle parti dei nostri social abbiamo spiegato più volte quello che è successo. Quindi il fattore eh, che ha condizionato, eh, sappiamo tutti, è stato quel, quel vortice con eh, aria calda che spingeva con l'Appennino a sud che ha schiacciato le perturbazioni. Abbiamo visto quello che è successo eh, dalla parte opposta dell'Appennino, ricordiamo comunque. Che siamo molto vicini a dove è successo i disastri, eh? certo. E due anni fa siamo molto vicini a dove è successo l'altro disastro, quello delle Marche. Quindi la nostra è una zona un po' di frontiera, potremmo chiamarla così, a ridosso dell'Appennino. La nostra è una zona che a livello orografico è fortunata perché eh, è comunque all'interno del subappennino, l'unica città in Toscana che è all'interno del subappennino e quindi abbiamo le montagne che comunque ci proteggono eh, molto spesso da eventi eccezionali, anche da nevicate poi che sono molto più rare, però provenienti da est eh, il nostro appennino difende, ci difende anche da questo. Ci sono molti giovani che si avvicinano alla vostra attività, al vostro sito, comunque desiderano collaborare con voi? Assolutamente sì, facciamo serate anche per le scuole, siamo molto attivi anche nell'ambito divulgativo dei più piccoli, eh, con conferenze e tante altre cose inerenti proprio a, a, ai più piccoli e ai giovani. Stiamo vedendo un forte rialzo nei giovani. Che cosa vi viene chiesto soprattutto? Quali sono le domande più ricorrenti che vi vengono fatte? La domanda per eccellenza se esistono UFO, questa è la, la domanda per eccellenza che ci viene fatta, ovviamente eh, poi parliamo e facciamo capire che insomma, la presenza di UFO è molto improbabile eh, e anche visibile via, a livello visivo. Però ecco, le domande che ci vengono fatte, i pianeti, l'ordine dei pianeti, come si forma un temporale, eh, fotografie, ecco molto spesso la domanda come si fa a fare le fotografie, perché noi siamo anche appassionati di fotografia e molto spesso ci divertiamo. A fotografare i fulmini, non lo fate assolutamente eh, da casa. Ecco, diamo anche qualche suggerimento, qualche consiglio perché, assolutamente, fotografare i fulmini è, quanto è pericoloso. Altrimenti. Assolutamente sì. Le cose da non fare sono con il telescopio osservare il sole. Che molto spesso la gente compra i telescopi e poi magari ci osserva anche la nostra stella. Ecco, basta un secondo che si prende l'occhio e si butta. Veramente nel cestino. Quindi le cose importanti sono non fotografare i fulmini quando non conosciamo eh, come si comporta un temporale o se siamo a dovuta distanza. Uh, e altre cose e questo discorso del, del telescopio, queste sono cose importanti e poi bisognerebbe anche divulgare, e questo lo stanno facendo uh, gli enti preposti a queste cose, come ci si deve comportare in caso di eventi estremi, questo sarà importante in futuro perché ahimè uh, gli eventi estremi come vediamo saranno sempre più frequenti. Una domanda che mi piace anche rivolgerti di nuovo. Noi che cosa possiamo fare nel nostro piccolo per tentare quantomeno di invertire o di correggere questa rotta? Perché mi sembra di aver capito che invertirla è impossibile, quantomeno correggerla, mitigare quelli che possono essere gli effetti e le conseguenze. Allora, per togliere tutto l'inquinamento che abbiamo immesso nell'atmosfera si eh, dovrebbero, dovrebbero creare dei macchinari per eh, riprendere le polveri sottili, macchinari per riprendere tutta la plastica che abbiamo gettato. La cosa importante è comportarsi bene e questo è quello che noi diciamo nelle scuole e diciamo eh, sempre alle nostre conferenze: è quello di cercare di a, avere un minor consumismo. Eh, quindi anche di creare meno spazzatura, acquistare meno oggetti ehm, futili per, il nostro, per la nostra vita e quindi cercare di dare un contributo al nostro pianeta. Che ricordate, il nostro pianeta è un'enorme casa, eh, se inquino io eh, inquino per tutti, quindi l'importante è comportarsi bene con la nostra Terra perché è unica e credetemi, io che sono appassionato di astronomia quando guardo il sistema solare con il telescopio, eh, bello come la Terra, non c'è niente, quindi fuori è eh, completamente desolazione nel nostro sistema solare. Quindi dovremo un attimino amare più il nostro pianeta. Quindi il principale colpevole è l'uomo, in fondo, al quale è richiesto, in fondo, anche un cambio di rotta nel suo rapporto con l'ambiente, con la natura e di conseguenza anche con l'atmosfera. Assolutamente sì, e questo è proprio, sono dati, sono dati che vengono, non lo, ripeto, non lo diciamo noi, ma sono dati. Da in cui non si può discutere perché, se noi guardiamo le polveri sottili, il monossido di carbonio e tanti altri inquinanti, eh, se tendono ad alzarsi, gli acciai tendono ad abbassarsi, a sciogliersi e quant'altro, il cambiamento climatico c'è. Ripeto: eh, il cambiamento climatico è un aspetto naturale che ha vissuto la Terra molte volte, ma così velocemente con i carotaggi, quindi la scienza riesce a vedere tutti i movimenti, tutte, tutti gli andamenti climatici della storia, fino a un certo punto ovviamente, però ecco, un cambiamento così repentino e veloce non l'abbiamo mai avuto e un grosso contributo lo dà l'umano, quindi eh, dovremo darci tutti un pochino una regolata. E con questa riflessione noi ringraziamo Lorenzo Sestini di Arezzo Meteo con il quale abbiamo parlato di cambiamenti climatici e abbiamo anche fatto riferimento all'attività che Arezzo Meteo sta portando avanti ormai da diversi anni, un'attività che incontra il favore e eh, l'interesse sempre maggiore di un numero sempre crescente di persone, a dimostrazione che questi aspetti legati al clima interessano davvero chiunque. Grazie a Lorenzo Sestini per aver preso Grazie parte a, a questo nostro appuntamento.